Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale Kiryu1984, oggi vi parlerò delle uscite fumettistiche occidentali da ottobre 2019. Partiamo subito da Panini che pubblicherà Man Eaters, mutazione letale, di Chelsea Kane e Katie Nimzek al costo di 17€ euro per 128 pagine. Le adolescenti possono essere dei veri mostri, moda a 12 anni, più o meno l'età in cui alcune ragazze si trasformano mestruosamente in selvaggi felini che si nutrono di carne umana. E mentre suo padre di professione detective indaga su una serie di crimini efferati, Maud teme di esserne la responsabile. Inizia così una delle serie più controverse, originali e graffianti degli ultimi anni. Per Edizioni Star Comics usciranno L'arte del Sushi di Frankie Alarcon, 160 pagine a 14,90. Profondamente appassionato di sushi e affamato di conoscenza, nonché curioso di apprenderne le corrette modalità di preparazione e servizio, la storia e le implicazioni socioculturali, l'autore francese Frankie L. decide di volare in Giappone in seguito ai commenti ricevuti sui social network a un suo piatto di sushi homemade. Nasce così un viaggio alla scoperta dei luoghi e dei volti del sushi, che lo porterà a visitare i più famosi ristoranti, ad ammirare paesaggi mozzafiato e a incontrare alcuni dei più rinomati professionisti coinvolti in tutte le varie fasi della lavorazione. Dalla pesca alla selezione delle materie prime, sino alla manifattura degli strumenti del mestiere. E poi Ernest e Rebecca 1, un microbo per amico di Guian Bianco e Antonello D'Alena, 48 pagine al costo di 12,90€. Rebecca ha 6 anni, quasi 6 anni e mezzo, come dice sempre, e sa già che crescere non è sempre facile. Genitori che litigano, una sorella maggiore in piena crisi adolescenziale e numerosi malanni di stagione. Ma come molti bambini, Rebecca ha un migliore amico del cuore, si chiama Ernest ed è un microbo. Spesso malata, è grazie al suo amico speciale che Rebecca riesce a superare tutte le difficoltà e gli ostacoli che una bambina deve affrontare. E lui la accompagna tra scoperte meravigliose e numerose avventure che rendono i due davvero inseparabili. Per Bau Publishing usciranno La scuola di pizza in faccia del professor Calcare di Zero Calcare, 224 pagine a 22 euro. La produzione a fumetti di Zero Calcare è così vasta e varia che di tanto in tanto è d'obbligo creare una raccolta dei suoi lavori più disparati. Si tratta di storie mai raccolte in volume prima, con una nuova storia inedita in aggiunta che si collegherà a un cortometraggio animato online realizzato interamente dallo stesso Zero Calcare. Un volume imprescindibile per tutti gli amanti dell'autore di Rebibbia in una bellissima edizione ca tonata, omogenea al formato e alla veste dei suoi romanzi grafici. Poi la Belgica, volume 1 di Tony Bruno, 176 pagine al costo di 20 euro. Il giovane Jeanne perde i sensi una sera a bordo di una nave che ha appena cambiato armatore e l'indomani scopre di essere rotta per il Sud America, da dove la Belgica, questo è il nome del veliero, ripartirà per esplorare l'Antartide. Tony Bruno racconta una storia di fantasia basata sulla missione antartica belga di Amundsen e Cook del 1897. Una grande storia di avventura in due volumi che usciranno a pochi mesi l'uno dall'altro, con una sceneggiatura tesa e avvincente e magnifici disegni a mezza tinta. Un degno seguito al successo del 2016 di Bruno. Da qua su la Terra è bellissima, più volte ristampato. Per Salda Press usciranno Die Dai Die, volume 1 di Robert Kirkman, Scott Gimple e Chris Burnham. 208 pagine al costo di 16 euro per il brossurato e 21 euro per il cartonato. Il creatore di The Walking Dead Robert Kirkman, lo showrunner della serie TV The Walking Dead Scott Gimple e il disegnatore di Nameless Chris Burnham hanno deciso di prendere il lettore e di scaraventarlo in un turbine di violenza, azione e Complotti e divertimento. Dai 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 racconta la storia di un'agenzia governativa incaricata di eliminare le persone cattive. Un senatore degli Stati Uniti d'America indica ai membri dell'agenzia un bersaglio e questi ultimi dovranno trovare il modo più efficace per eliminarlo silenziosamente. Come accade sempre in questi casi, però, qualcosa va storto ed è il caos. Poi, Satellite Sam volume 1 di Matt Fraction e Howard Chuckin. 144 pagine a 19,90 euro, Matt Fraction, Odyssey, Sex Criminals, Okai e Howard Shaikin, American Flag, The Shadow, si cimentano in uno straordinario noir a sfondo storico, ambientato negli anni d'oro della tv americana. Siamo nel 1951. Il creatore del programma televisivo Satellite Sam viene trovato morto nel suo camerino. La sua morte accidentale riporta subito a galla i frammenti di una vita segreta e il compito di ricomporli e di suo figlio, che si mette alla ricerca della verità, un noir alla maniera di Ashel Hammett e Raymond Chandler, che racconta la vita di uomini e donne che lottano per rimanere umani mentre sono disposti a tutto pur di avere un po' di spazio sotto i riflettori. Poi La società dei draghi del tè di Katie O'Neill, 72 pagine a 18 euro. Il capolavoro della pluripremiata autrice Katie O'Neill, vincitrice nel 2018 di due Eisner Award. Un libro affascinante, una trascinante avventura per lettori di tutte le età, che ha per protagonista Greta, una giovane apprendista fabbro che un giorno, al mercato, incontra un drago del tè che si è perduto. Decide di occuparsene e, da quel momento, viene iniziata da Ezekiel ed Eric, proprietari di un negozio di tè, all'arte di prendersi cura dei draghi del tè. Poi Terminator Vol. 1 di Zack Whedon e Andy MacDonald, 48 pagine a 3,20€, in contemporanea con l'uscita al cinema di Terminator Destino Oscuro, Arriva la nuova serie mensile a fumetti dedicata agli inarrestabili cyborg che viaggiano attraverso il tempo, per assicurarsi che il futuro appartenga solo alle macchine e all'umanità che si oppone coraggiosamente a loro. Si comincia con Terminator 2029-1984, la storia che mette in collegamento il futuro e il passato della saga Action Sci-Fi creata da James Cameron. Poi Cemetery Beach di Warren Ellis e Jason Howard, 160 pagine a 19,90€. I creatori di Trees, Warren Ellis e Jason Howard, tornano a colpire con un nuovo graphic novel in cui si mescolano sci-fi e avventura. Una nuova incursione nei sogni e negli incubi del XXI secolo. Cento anni fa, un programma segreto ha lanciato una nave spaziale su un pianeta appena scoperto. I dettagli della missione sono stati dimenticati da tempo e sono stati riscoperti solo di recente. Un agente viene quindi inviato sul pianeta per verificare se qualcuno è sopravvissuto e riferire sullo stato delle cose. Appena giunge a destinazione viene catturato. Per ToonWay usciranno Stagioni di caccia, di Emiliano Pagani e Bruno Cannucciari, 96 pagine a 17 euro, un thriller che per ritmo e sublimi disegni ti inchioda alla lettura, ritornano nei pregiudizi, la visione limitata del mondo e i colpi di scena che sono stati gli ingredienti vincenti di Kraken, opera che si è aggiudicata a diversi premi in Italia, è stata portata in diverse nazioni e ha raggiunto perfino il traguardo dell'adattamento in film. In un paesino immerso nei boschi, tre donne gestiscono un'azienda agricola di prodotti biologici. Il borgo è popolato da cacciatori che non vedono di buon occhio l'attività delle donne, troppo moderna rispetto alle loro tradizioni. La vita del posto è scandita da attività sempre uguali e la caccia ai cinghiali, così popolosi nella zona, è il principale. La tensione si acuisce quando iniziano a verificarsi dei furti. I cacciatori hanno già il colpevole, sono convinti che siano stati dei migranti. I migranti sono visti come invasori, ma nel frattempo la vera invasione sembra essere ad opera dei cinghiali, sempre più popolosi nella zona del bosco. E poi Brina, di Giorgio Salati e Christian Cornia, 96 pagine a 9,90 Brina, gatta di città, si trasferisce in montagna con i padroni per una vacanza estiva. Qui fa la conoscenza di alcuni randagi che si fanno chiamare la banda del sole Felino. I nuovi amici la convincono a scappare e diventare una gatta libera, ma se le scorribande nel bosco renderanno Brina consapevole di uno stile di vita e un'emancipazione che non conosceva, dall'altra parte getteranno nel panico i due giovani padroni, che non accettano di perdere quella che per loro è una componente fondamentale della famiglia. Per Feltrinelli Comics usciranno L'ora X, una storia di lotta continua di Harry De Luca, Paolo Castaldi, Cosimo Damiano D'Amato, al costo di 16 euro. Uno spaccato brutalmente reale dell'Italia degli anni di Piombo, raccontato attraverso il filtro di uno dei più influenti quotidiani politici della nostra storia, nato ufficialmente il primo novembre 1969 in pieno autunno caldo. Poi a casa nostra, Cronaca di Riace di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso a 16 euro, il nuovo grande esempio di graphic journalism sul campo che include un'intervista a Mimmo Lucano e le testimonianze di migranti e operatori, oltre a storie di successi e tragedie, di incubi burocratici e orrori quotidiani, e il racconto di cosa succede, dopo la salvezza, nell'Italia al tempo di Salvini. Poi P, la mia adolescenza trans, di Fumetti Brutti, al costo di 17 euro. Il nuovo graphic novel di Josephine Iole Signorelli, alias Fumetti Brutti, al suo secondo lavoro per l'editore milanese, dopo romanzo esplicito del 2018. E poi L'allegra vita delle quote rose di Silvia Ziche al costo di 16 euro. La nostra società viene da millenni di cultura patriarcale, ora le cose stanno cambiando. Ma quanto sono cambiate? A che punto siamo? Quanto ci manca per arrivare alla parità? Ci arriveremo mai? Quanti pregiudizi esistono ancora? Quanto sono pericolosi? Lucrezia prova a fare il punto della situazione. Per Shockdom usciranno Schia un solo corpo di Marco Rincione e Marco Fontanini, 64 pagina 15 euro. In un pianeta Terra, dove l'umanità è ormai scomparsa quasi del tutto, nuove creature aliene hanno riformato una società compatta, sotto lo sguardo onnipresente di Dio. Un essere maestoso il cui corpo ricopre tutto l'universo. E poi Joan Vier numero 1, La bella Rosina, di Enrico Nebbioso Martini, Riccardo Faccini, Lorenzo Berdondini, 64 pagine al costo di 15 euro. Rosaviero, detta Rosina, prostituta e strega di professione, viene prelevata da casa sua dall'Inquisizione accusata di aver venduto incartamenti magici e pozioni portentose, e soprattutto di aver adescato il rampollo di una nobile casata veneziana. Eppure è proprio il giovane innamorato a chiamare Vieir per difendere Rosina, in una Venezia sospesa tra fede e magia, intrighi e politica, amore e morte, la più terribile delle morti. E per Rizzoli Lizard usciranno Chatwin di Tuono Pettinato, 192 pagine 17 euro. Chatwin ha tutto quello che un gatto può desiderare. Un tetto sulla testa, dei padroni che lo adorano, cibo a volontà e la libertà di fare tutto quello che vuole. Tutto meno una cosa, non tornare a casa. Sfogliando i libri che trova negli scaffali del salotto ha imparato a leggere e ha scoperto un mondo molto più vasto dell'appartamento in cui era stato chiuso a lungo. Ecco perché una mattina, senza alcuna ragione apparente, decide di lasciare i suoi adorati padroni e di lanciarsi all'avventura. Poi Doot Dut Garden di Craig Thompson, 360 pagine a 29 euro. Per la prima volta Thompson apre loro le porte della sua fucina creativa, raccogliendo in questo prezioso volume vent'anni di storie mai viste, illustrazioni inedite, riflessioni sul disegno, sperimentazioni visive e confessioni personali che mettono sotto una nuova luce il talento di questo maestro del fumetto contemporaneo. E infine Italo di Vincenzo Filosa, 192 pagina 19 euro. Italo ha quasi 40 anni e vive a Milano. Ha una famiglia che gli vuole bene e un lavoro che gli piace. Ma sullo sfondo di questo quadretto apparentemente invidiabile c'è la sua dipendenza da potenti antidolorifici, un male dal quale non sa o non vuole liberarsi. Dopo aver intrapreso un tormentato percorso di disintossicazione, Italo si rende conto di non essere tanto diverso dal mondo e dalla gente da cui si era illuso di poter scappare. E questi erano i fumetti in uscita da ottobre 2019. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando le notifiche cliccando sull'icona della campanella. Aprite il box per tutte le info utili, noi ci vediamo alla prossima e ciao!